Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Storie dal Vecchio Mondo. Anche in questa puntata proseguiamo l'epopea dell'eresia di Horus attraverso gli occhi delle legioni che ne sono state le protagoniste. E in questa puntata in particolare ci concentreremo sulla più umana delle legioni dell'Imperatore, ossia la 18ª delle legioni Sastartes, le Salamandre, e del loro primarca Vulcan. La storia della legione numero 18, a differenza delle legioni sorelle, è ammantata nel mistero, in quanto la 18ª, la 6ª e la 20ª delle legioni Sastartes, ovvero sia quelle che saranno conosciute come le Salamandre, i Lupi Siderali e la Legione Alfa, sono parte di un misterioso progetto segreto da parte dell'Imperatore che non è mai stato spiegato se non a pochissimi membri della cerchia dell'Inquisizione, ed è tuttora un ricordo gelosamente custodito, il cui ogni riferimento è stato eliminato dai registri imperiali. Fatto sta che la legione, all'epoca designata come Guerrieri Dragone, anche qui un riferimento obliato dal velo del tempo, prese parte in maniera marginale agli eventi delle guerre di unificazione che sancirono poi l'inizio della grande crociata dell'Imperatore per riconquistare alle stelle il nome del genere umano. I guerrieri della legione, infatti, già poco numerosa di suo in quanto vennero creati pochi Space Marine col codice genetico del primarca numero 18, vennero messi a seguito delle legioni più grandi nell'avanzata imperiale all'interno della galassia. Fu soltanto col ritrovamento del Primarca che la legione poté incominciare a ingrandire i suoi ranghi e diventare una forza di combattimento autonoma. L'incontro tra l'Imperatore e Vulcan è un incontro che è entrato a far parte dei miti del folklore dell'intera società imperiale, che racconta di come la capsula di atterraggio del giovanissimo Primarca sia capitata sul pianeta ferale di Nocturne. Nocturne e la sua luna Prometheus orbitano intorno ad una stella morente. Tuttavia, la forte presenza di vulcani e la difficile orogenesi del pianeta fanno sì che, in concomitanza con l'orbita erratica della luna Prometeo, che ogni 15 anni ci sia un periodo di grandi sconvolgimenti e calamità di natura tale da sconquassare l'intera struttura del pianeta attraverso l'eruzione simultanea di molti vulcani e la distruzione quasi totale di ogni insediamento umano presente. La vita su Nocturne infatti era molto dura e aveva forgiato un enorme legame di fratellanza tra gli sparuti clan umani, ben 7, che erano riusciti ad abbarbicarsi su quella che erano le poche terre che subivano meno incidenti durante questo periodo particolare. Fu durante l'inizio di questo periodo di grandi sconvolgimenti naturali che la capsula di atterraggio del Primarca Vulcan cadde sul pianeta di Nocturne e venne trovata dal fabbro più rinomato dell'intera comunità, che accolse il Primarca come un figlio e gli insegnò tutto quello che conosceva sull'arte della lavorazione del metallo. Infatti, se da un lato il periodo della prova sconvolgeva e distruggeva molti degli insediamenti su Nocturne, dall'altro creava nuovi giacimenti minerali, portava alla luce nuovi metalli dalle profondità incandescenti del pianeta e quindi consentiva alla società di Nocturne di sfruttare queste nuove risorse che con cadenza fissa venivano riportate alla luce dai movimenti tettonici del pianeta.
C'è da dire inoltre che la popolazione di Nocturne, già abituata a questo clima di vita molto duro, era anche predata da una razza di predatori notturni, quelli che, questo lo sappiamo noi, erano conosciuti col nome di Eldar Oscuri, che ciclicamente, e poi vi spiegherò il perché, emergevano dai portali della rete della quale erano i signori per predare la popolazione locale e costringerla ad essere venduta poi come schiavi e come giocattoli nelle arene di combattimento di Comorakt. Durante uno di questi assalti, la popolazione, che ormai era diventata molto brava a sfuggire a questi predatori, stava iniziando a nascondersi, ma Vulcan, afferrando due magli dalla forgia del padre, dichiarò che non si sarebbe nascosto e che avrebbe combattuto per la libertà del suo pianeta. Quando i predatori arrivarono e si scontrarono contro il ragazzo, rimasero sconvolti dalla forza bruta del giovane primarca, contro la quale i predoni non ebbero scampo, dovendo pertanto ritirarsi. La popolazione acclamò Vulcan come il suo salvatore e da tutti gli angoli del pianeta i leader dei sette clan si incontrarono per apprendere da Vulcan di questo straordinario atto di coraggio contro questi terribili predatori. Alla vigilia dei festeggiamenti previsti per la sconfitta dei predoni Eldar da parte del giovane figlio del fabbro, un misterioso straniero fece la sua comparsa all'interno del villaggio. Ovviamente Vulcan non accolse di buon grado l'arrivo dello straniero, che dichiarò che di essere in grado di compiere gesta addirittura più importanti di quelle del ragazzo. A questo punto Vulcan sfidò il nuovo venuto a provare le sue affermazioni e i saggi dei sette clan riuniti per la prima volta dopo lungo tempo decisero di organizzare una serie di giochi, di prove, di forze e abilità che avrebbero decretato chi dei due fosse il miglior guerriero presente su Nocturne. La posta in palio era altissima, lo sconfitto avrebbe giurato fedeltà eterna al vincitore. Le prove andarono avanti per 8 giorni, finendo sempre in parità. In nessun caso lo straniero riusciva a prevalere sulla possanza di Vulcan e Vulcan non riusciva a trovare un modo per contrastare l'acume e l'ingegno del nuovo venuto. Fino a quando il terreno era pronto per l'ultima prova. I saggi decretarono che entrambi gli sfidanti avrebbero avuto un giorno di tempo per forgiare un'arma e partire alla ricerca e alla caccia di una delle salamandre, gli orribili orrori preistorici che abitavano i picchi più elevati dei vulcani di Nocturne. Chi avrebbe riportato indietro la salamandra più grande sarebbe stato nominato vincitore e avrebbe avuto l'incondizionata fedeltà dell'altro. Per un giorno entrambi i guerrieri lavorarono alla creazione di dell'arma più terribile che le loro conoscenze gli consentivano di creare. Vulcan creò 2 martelli in ricordo dei martelli del padre, ognuno di loro pesantissimo e che solo la forza smisurata di Vulcan era in grado di brandire. Dall'altro lato lo straniero creò una lama affilatissima e, armati di tutto punto, si diressero verso i pendii più elevati dei vulcani di Nocturne. La storia riporta come Vulcan trovò immediatamente una salamandra, una delle salamandre più grandi che lui avesse mai visto, e in un terribile combattimento riuscì finalmente a fracassare il cranio dell'animale con il suo martello. Mentre ritornava indietro verso il villaggio, tronfio per la preda appena catturata, il vulcano improvvisamente eruttò, creando un fiume di lava e facendo perdere appiglio al giovane primarca, il quale rimase appeso per lunghissimo tempo con una mano allo sperone di roccia sul quale era barbicato e tenendo saldamente la coda della salamandra nell'altro, sostenendone l'immenso peso. Purtuttavia, quando le sue forze stavano cominciando a venir meno, Vulcan vide che lo straniero era di ritorno con una salamandra. Anzi, vide che la salamandra catturata dallo straniero era addirittura più grande della sua. Lo straniero vide il primarca in difficoltà e
in maniera molto generosa si avvicinò al primarca indebolito, gettando la sua salamandra nel fiume di lava e creando un ponte sul quale camminare per riuscire a salvare il giovane Vulcan e la sua preda. Entrambi rientrarono nel villaggio e lo straniero abbandonò la salamandra nel fiume di lava che ne distrusse il corpo. Rientrati al villaggio, gli anziani decretarono che, siccome lo straniero non aveva riportato alcuna preda, Vulcan era chiaramente il vincitore e che quindi lo straniero avrebbe dovuto sottomettersi a suo volere. Tuttavia Vulcan, stupendo tutti, si inginocchiò dinanzi al nuovo venuto e dichiarò che chiunque valutasse la vita umana più importante dell'orgoglio del traguardo personale era degno della sua fedeltà e della sua spada. A questo punto l'imperatore del genere umano si rivelò ai presenti in tutta la sua gloria e dichiarò al primarca di essere non solo uno straniero, ma il suo padre genetico, signore dell'umanità, e che era venuto per riportare Vulcan nel suo posto tra le stelle. Non solo, ordinò al primarca di radunare i suoi più valorosi guerrieri affinché subissero il processo di indottrinamento che li avrebbe portati a diventare Space Marine. A questo punto è una cosa che, nuovamente rispetto a tutte le altre legioni, è un dato molto strano. Vulcan non venne messo immediatamente al comando della 18ª delle legioni Sastartes, guidata allora da un maestro capitolare nominale, e trascorse invece molto tempo con l'imperatore, il quale in lezioni private istruì ed educò il suo figlio alla scienza di guerra dell'impero e a tutti i dettami che si aspettava un primarca comprendesse prima di dedicarsi alla guerra e alla grande crociata. Cosa si dissero l'imperatore Vulcan in quel periodo rimane un mistero. Fatto sta che il primo incontro tra Vulcan e la sua legione avvenne molti anni dopo l'effettivo ritrovamento del primarca, quando la legione, impegnata in una wog di orchi di molto superiore alla forza numerica della legione, si trovava circondata e prossima alla distruzione. Le poche migliaia di Space Marine rimaste, infatti, non erano in grado di resistere all'immensa orda verde che gli si scagliava contro. Tuttavia, l'arrivo del primarca con l'imperatore e i suoi custodes spezzò definitivamente il gioco degli orchi contro i pochi guerrieri drago rimasti, e al centro del campo di battaglia Vulcan, l'imperatore e i rimanenti Space Marine dei guerrieri dragone vennero finalmente riuniti. Per suggellare tale patto, l'imperatore acconsentì affinché Vulcan rinominasse la sua legione col nome di Salamandre, diventando la bestia che aveva unito il loro primarca all'imperatore simbolo dei nuovi guerrieri della legione. Con il primarca a questo punto saldamente a capo della sua legione, la stessa iniziò il lungo e lento processo di consolidamento e di accrescimento numerico che si aspettava da una legione in grado di intraprendere una crociata autonoma. Molte migliaia di guerrieri vennero prelevati da Nocturne dei mondi circostanti ed affluirono lentamente alla Sacra Terra, dove ricevettero il seme genetico del primarca ed intrapresero il lungo e periglioso percorso che li avrebbe portati a diventare transumani, i migliori difensori del genere umano. La legione pertanto non venne impegnata in eventi di particolare rilevanza, in quanto era ancora intenta a consolidare il proprio potere. Horus, primo e più grande di tutti i primarchi dell'imperatore, tradì il suo signore e sui campi del mondo di Davin giurò fedeltà alle oscure potenze dell'Imbaterium. A questo punto l'imperatore, appreso del tradimento di Horus, ordinò l'assemblamento di un'enorme forza di Space Marine con la quale schiacciare il signore della guerra ribelle. Vulcan, Ferrus Manus e Korax della Guardia del Corvo vennero incaricati di formare la prima ondata di un enorme assalto imperiale al pianeta di Istvan V, dove il signore della guerra stava ammassando le sue forze. Dietro di loro, assicurò l'imperatore, sarebbero avanzate altre 4 legioni di Space Marine, i predicatori di Lorgar Aurelian, i signori della notte di Korad Kurz, la legione Alfa del misterioso primarca Alfarius e i guerrieri di ferro di Perturabo, che si sarebbero occupati di fortificare il sito di atterraggio e di dare manforte alle legioni sorelle nell'assalto contro i traditori.
Quello che è successo dopo è passato alla storia come il massacro dei campi di atterraggio. Infatti, le prime tre legioni ed i loro rispettivi primarchi vennero brutalmente attaccate dai guerrieri di Horus dei primarchi traditori e, mentre si stavano ritirando verso le linee nemiche, il complesso sistema di difesa eretto dalle altre quattro legioni aprì il fuoco sulle forze in ritirata. Quello che Vulcan, Ferrus Manus, che rimase ucciso sui campi di battaglia di Istvan, e Korax della Guardia del Corvo non avevano previsto, era che Horus aveva già schierato dalla sua parte le quattro legioni in appoggio, facendo diventare quella che doveva essere la repressione di una ribellione un massacro incalcolabile. In realtà il colpo che spazzò via le salamandre e che ferì profondamente Vulcan provenne dai guerrieri della quarta legione Sastartes, i guerrieri di ferro, e del loro primarca Perturabo, che contro gli Space Marine schierò niente meno che un'oscura reliquia dell'era della tecnologia, una testata nucleare di invincibile potenza, che colpì in pieno il primarca, distruggendo e annientando quasi tutti i guerrieri presenti nel raggio di 10 km. Nessun essere, neppure un primarca, avrebbe potuto sopravvivere a tale impatto, tuttavia Vulcan si risvegliò circondato dai guerrieri delle legioni traditrici che lo presero prigioniero. Apparentemente il primarca della 18ª legione non aveva riportato neanche un graffio. A questo punto Vulcan prese coscienza di un tratto che accomunava lui e il Signore dell'Umanità che per lungo tempo gli era stato taciuto. Vulcan, infatti, aveva ereditato dal Signore del Genere Umano l'abilità di essere un perpetuo, di essere ossia un individuo virtualmente immortale, in grado di rigenerarsi e di essere immune al tocco della morte, non importa in che modo questa avvenisse. Anche un'esplosione atomica di indicibile potere che aveva di fatto distrutto il suo corpo non era stata sufficiente ad impedire la rigenerazione del Primarca. A questo punto il Primarca venne preso prigioniero dal più crudele dei suoi fratelli, il lunatico Primarca Korad Kurz della Legione dei Signori della Notte, che ebbe la possibilità di sfogare sul Primarca tutta la sua rabbia e la sua frustrazione per quello che era il disegno dell'imperatore che li aveva traditi tutti. Per molti mesi Korad Kurz seviziò Vulcan, tagliandogli spesso la testa, bruciandolo, torturandolo, annegandolo, facendogli ogni tipo di tortura possibile. In un episodio, infatti, Korad Kurz incatenò Vulcan all'interno dei reattori di uno degli incrociatori della sua flotta ed ordinò all'incrociatore di partire alla massima potenza. Il cuore di una stella venne scatenato contro Vulcan, incenerendo il suo corpo in indicibili sofferenze, e tuttavia puntualmente il corpo del Primarca si rigenerava e il Primarca con nuova forza cercava di sfuggire alla prigionia del suo torturatore. Fino a quando, non riuscendo a spezzare il suo corpo, Korad Kurz e gli stregoni dei Signori della Notte ordirono un piano per corrompere la mente del Primarca, facendolo diventare un essere assetato di sangue da scatenare contro i nemici del Signore della Guerra. All'ultimo secondo, infatti, approfittando di un raro momento di lucidità, Vulcan riuscì però a liberarsi dalle catene che lo imprigionavano e, attivando gli arcani meccanismi del suo martello da guerra, un martello che lui stesso aveva creato nelle fiamme di Nocturne, si teletrasportò via dall'incrociatore dell'abitatore della notte, finendo, misteriosamente, nel sistema di MacRage, dove Robot Gilliman, Sanguinius e Lionel Johnson si preparavano a dare vita all'Imperium II, nella convinzione che la Terra fosse già caduta e che Horus governasse impunemente la galassia. Vulcan si dimostrò un nemico contro il quale neppure gli Ultramarine riuscirono a tener testa e in un'orgia di distruzione dettata dal suo alterato stato psichico cagionò la morte di moltissimi guerrieri dell'umanità, fino a quando un intervento esterno di un altro perpetuo molto famoso, John Grammaticus, pose fine alla distruzione cagionata da Vulcan colpendolo con una lancia in fulgurite. La fulgurite è un materiale molto molto raro in quanto trattasi di energia psionica solidificata.
In particolare, la lancia di fulgurite impugnata da John Grammaticus era una lancia che conteneva in sé una manifestazione psionica addirittura dell'imperatore del genere umano e che quindi aveva la possibilità di uccidere addirittura un perpetuo. O meglio, questo era quello che credeva John Grammaticus. Infatti, lo scopo di John Grammaticus era quello di uccidere Vulcan per evitare che questi potesse rigenerarsi e combattere contro Horus, mentre in realtà John Grammaticus, su consiglio di Eldrad Ultran, capo dei veggenti degli Eldar, uccise, ma non del tutto, il primarca della 18ª legione e consentì ai suoi guerrieri di riportare indietro il suo corpo, purificandolo dall'influenza negativa degli stregoni dei Signori della Notte. Ai pochissimi Space Marine presenti su MacRage venne consentito di formare una guardia d'onore che avrebbe vegliato il corpo del Primarca, chiuso per sempre in un campo di stasi. Qualcuno di quei guerrieri, racconterà poi in seguito, sentì il battito di un cuore umano, cosa impossibile all'interno di una capsula dove il tempo non passa, che era appunto il sarcofago di Vulcan. E per quanto riguarda gli Space Marine della Legione delle Salamandre, la distruzione su Istvan V determinò la fine della forza della Legione come unità combattiva coesa, e i guerrieri della Legione, al comando del capitano della prima compagnia Numetos Sartellos, si riunirono e iniziarono una serie di azioni di guerriglia contro le più numerose legioni in marcia verso i cancelli della Sacra Terra. L'onore della legione infatti gli imponeva di combattere fino all'ultimo uomo per ostacolare l'avanzata del Signore della Guerra, non potendolo affrontare in campo aperto, e sebbene le tattiche di guerriglia mal si sposassero con la conformazione e le dottrine di combattimento delle Salamandre, le stesse si videro costrette ad adottare questa nuova dottrina di guerra proprio visto il numero ridotto. Tuttavia, i guerrieri della legione combatterono con estremo valore, rallentando, distruggendo i rifornimenti di Horus, attaccando i vari primarca traditori, con particolare riguardo al primarca della quarta legione, colpevole di aver annientato gran parte della loro forza combattiva. Nel frattempo, una volta riuniti sufficienti guerrieri, le Salamandre riportarono, secondo le antiche tradizioni di Nocturne, riportarono il corpo di Vulcan sul loro mondo natale, pronto per essere cremato all'interno del vulcano più grande del Monte Morte che dominava i cieli di Nocturne. All'interno di quella cerimonia, che vide come estremo sacrificio anche quello del capitano della prima compagnia, Vulcan rinacque a nuova vita ed emerse dalle fiamme del Monte Morte in compagnia di un misterioso straniero, che Vulcan racconterà essere stata l'incarnazione del Monte Morte. Vulcan aveva ancora una parte molto importante da recitare nella storia dell'eresia di Horus, in quanto l'incarnazione del Monte Morte altro non era che il veggente Eldard Ultran, il più antico dei veggenti di Ultve e il più antico depositario della conoscenza della razza Eldar, il quale aveva incaricato Vulcan di riportare sulla Sacra Terra un artefatto molto molto importante, il talismano dei sette martelli, un artefatto che Vulcan aveva creato ma che in realtà egli stesso non aveva ricordo di aver costruito. Con quell'artefatto Vulcan avrebbe dovuto presentarsi dinanzi al Signore del genere umano e Eldrad offrì al Primarca una via alternativa per raggiungere la Sacra Terra. Infatti la popolazione di Nocturne era spesso predata da questi predatori Eldar, perché al di sotto della cima più alta del monte di Nocturne si trovava un accesso alla rete degli Eldar, una labirintica dimensione parallela al Warp che consentiva a un essere umano, a una flotta o un intero esercito di passare in pochissimi secondi da un punto all'altro della galassia. Attraverso queste tortuose gallerie,
Eldra Dultran guidò Vulcan fino alla Sacra Terra, fino al sotterraneo imperiale, dove i custodes stavano battagliando incessantemente contro un'orda di demoni scatenata dal tentativo vano di Magnus il Rosso di avvertire l'imperatore del tradimento di Horus. Vedendo la via chiusa, Eldra Dultran guidò Vulcan attraverso un'altra via, fino a quando egli emerse vicino al Trono d'Oro, all'interno del quale l'imperatore, già tumulato in attesa dello scontro finale col figlio perduto, stava dirigendo la difesa dell'Imperium. Vulcan si inginocchiò dinanzi al padre, il quale si rallegrò molto della sua venuta e del fatto che avesse riportato indietro questo importantissimo talismano. L'imperatore, infatti, gli confidò che questo talismano, in combinazione con gli arcani poteri del Trono d'Oro, avrebbe distrutto la Sacra Terra. L'imperatore, infatti, si congedò dal figlio con un ultimo comando. Qualora Horus avesse avuto la meglio e la Terra fosse stata in reale pericolo di distruzione, Vulcan avrebbe dovuto attivare il sigillo, distruggendo il Trono d'Oro e generando un potere talmente grande da eclissare qualsiasi altra esplosione, negando alle forze del caos la possibilità di prendere possesso della culla della nascita della civiltà umana. Vulcan, in maniera riluttante, accettò e pertanto non prese parte agli eventi della battaglia sulla Terra, rimanendo sempre vicino al Trono d'Oro nel caso in cui le cose fossero andate male, per distruggere tutto il lavoro del genere umano e distruggere di fatto la Sacra Terra. Da premettere che, ovviamente, la storia ci insegna che Vulcan non fece mai questo passo estremo, ma il congegno, a quanto risulta dalle cronache, è ancora saldamente al suo posto nel complesso sistema dei meccanismi del Trono d'Oro. E che esiste, questa è una curiosità che arriva direttamente dal 41esimo millennio, un protocollo ultimo custodito nella più grande delle fortezze del monastero dei Cavalieri Grigi su Titano, che di fatto contiene le istruzioni lasciate dall'imperatore a Vulcan per l'attivazione di questo congegno, che distruggerebbe di fatto l'intera Sacra Terra. La storia di Vulcan e delle salamandre all'interno dei turbolenti tempi dell'eresia di Horus cessa in questo momento, in quanto le forze presenti della Legione non combatteranno mai sulla Terra e soltanto con la fine dell'eresia di Horus le rimanenti salamandre riusciranno a tornare su Nocturne per ripristinare il potere, o almeno l'ombra del potere della Legione. Infatti, la Legione delle Salamandre oggi rappresenta la più piccola delle forze, rappresentava già ai tempi della Grande Crociata la più piccola delle Legioni Sastartes, e ancora oggi il potere combattivo della Legione è purtroppo talmente limitato da riuscire a formare unicamente 7 compagnie combattenti, che sono caratterizzate dalla vicina associazione ai 7 clan nella quale è divisa la società di Nocturne. Infatti, nonostante Robot Gilliman, il primarca degli Ultramarine, abbia emanato il Codex Astartes che prevedeva la formazione di capitoli da 1000 guerrieri ciascuno, la Legione delle Salamandre, già al momento della sua riformazione, a causa delle pesantissime perdite subite su Istvan V, non era in grado di mettere sul campo più di 1000 guerrieri. E quindi ancora oggi non è in grado di formare neppure l'ossatura di un capitolo, essendo molto lungo il processo di reclutamento, di indottrinamento e di formazione di un nuovo Space Marine. La Legione tuttavia ha moltissime curiosità che è possibile raccontare per descrivere questa eroica Legione dell'Imperatore. Innanzitutto, in combinazione con il particolare seme genetico del Primarca e le radiazioni del pianeta Nocturne, gli Space Marine delle Salamandre hanno un difetto nel seme genetico che gli consente di sviluppare una pelle di un colore molto scuro. Tale circostanza, che altro non è che un'aberrazione del seme genetico adattatosi al clima di Nocturne,
In realtà costituisce un enorme effetto psicologico nei nemici delle salamandre e molte guerre sono state vinte dai guerrieri della 18ª legione senza neppure combattere, in quanto i nemici si arrendevano alla vista di questi guerrieri che sembravano usciti dai loro più cupi incubi. Invece, a dispetto dell'aspetto estetico di questi guerrieri, le salamandre rappresentano la legione che più è legata all'umanità dalla quale proviene. Infatti, tutte le legioni di Space Marine, pur reclutando dal proprio mondo natale e anche le legioni più inserite nella politica del pianeta, come appunto gli Ultramarine con i 500 mondi, rappresentano sempre uno stacco, una certa distanza tra l'umanità che hanno giurato di proteggere e i guerrieri dell'Adeptus Astartes. Le salamandre invece hanno un legame molto stretto con il pianeta Nocturne, con la sua popolazione e con le varie popolazioni umane con le quali entrano in contatto. Infatti non è cosa rara che gli Space Marine delle salamandre, nei momenti in cui non combattono i nemici dell'imperatore, trascorrono molto tempo su Nocturne inseriti negli stessi clan dal quale appartenevano, lavorando la terra, aiutando la popolazione a sopravvivere durante il periodo della prova e interagendo con la popolazione in modi che uno Space Marine non farebbe mai. Segno, molto probabilmente, che l'idea dell'imperatore per la 18ª legione era quello di una futura integrazione all'interno della società umana, rappresentando appunto quegli Space Marine che sarebbero sopravvissuti al piano dell'imperatore, del quale vi parlerò in un altro video. Altra curiosità: gli Space Marine delle salamandre hanno poca dimestichezza, vista appunto l'alta gravità di Nocturne, con attacchi rapidi o con unità di motociclisti, preferendo al contempo l'utilizzo massivo di armature tattiche corazzate, o più comunemente note come Terminator, e pertanto non hanno unità in moto, o quelle poche che hanno, retaggio appunto della costruzione del Codex Astartes di Robot Gilliman, sono in larga parte inutilizzate. Le salamandre posseggono il più antico rhino in servizio all'interno Adeptus Astartes, il martello di Nocturne, un veicolo che è in grado di far risalire la sua storia militare sin dall'epoca della Grande Crociata, e si dice che abbia trasportato in battaglia addirittura il Primarca Vulcan. E per quanto riguarda la storia del Primarca, noi sappiamo che è un Primarca perpetuo, che nessun essere è in grado di uccidere, e che quindi sarebbe teoricamente ancora vivente all'interno dell'Imperium. Non si conosce l'attuale fato di Vulcan, tuttavia è noto che egli abbia partecipato in prima persona al cataclismico evento rappresentato da quella che è stata la più grande invasione di orchi sin dai tempi di Ullanor, ovvero sia la Guerra della Bestia. In questo conflitto, infatti, Vulcan, nel momento di estremo bisogno, è ritornato nell'Imperium per guidare i guerrieri dell'imperatore contro questa grande minaccia pelle verde. Alla fine di questo scontro, con la distruzione dell'orco capoguerra noto come la Bestia, Vulcan è nuovamente scomparso dalle cronache imperiali, lasciando detto ai suoi figli che, quando saranno ritrovati 7 artefatti che lui ha lasciato indietro come lascito e monito ai suoi figli, egli ricomparirà per guidare le salamandre alla vittoria contro i nemici del genere umano, rappresentando appunto il sogno dell'imperatore di una galassia unita nel nome del genere umano, e di cui le salamandre rappresentano i più grandi e feroci campioni. Se questo video vi è piaciuto, non dimenticate di farmelo sapere qui sotto nei commenti, o se volete altre curiosità sulla storia delle salamandre e del loro immortale primarca, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e sicuramente vi risponderò il prima possibile. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per essere sempre aggiornati su tutte le novità della Guida Galattica per Modellisti. Inoltre, sui nostri log di Facebook e di Instagram troverete un sacco di novità, di lavori sul quale noi stiamo lavorando, e quindi vi invito ad iscrivervi e a seguire anche i nostri log di Facebook e di Instagram. Nella prossima puntata ci concentreremo sulla 19ª delle Legiones Astartes, arrivando quasi alla fine di questa
bellissima epopea dell'eresia di Horus, raccontando la storia della guardia del corvo e del loro taciturno primarca Korax. Grazie a tutti per averci seguito e alla prossima puntata!